ragazzi, è un bel casino, perché l'altre volte io ho sempre detto quando Livorno ha perso immediatamente che non si meritava, bisogna magari a livello di risultato e di punti appunto uscirne meglio, ma questa volta bimbi è giustissimo aver perso, e ragazzi, e qui e ora ci si cava veramente addosso, perché veramente se vogliamo provare a salvarci in questo modo, bimbi, cioè baci abbracci, ci si rivede il prossimo anno in Lega Pro, perché ora mi ora bimbi, cioè una prestazione inguardabile. Se bisogna provare a salvarci, bisogna giocare così, cioè smettiamola subito, si dà le ossa, oh, non si gioca così, basta, fine. Oggi no, una prestazione inguardabile. Indipendentemente dal fatto, dalle scelte di Panucci, che a parere mio sono state veramente buttate di fuori. E io voglio aggiungere una cosina. Spero veramente che lui non abbia voluto fare una sorta di turnover per magari no, non stancare alcuni giocatori, perché sennò bimbi, cioè davvero, qui non ci sta nemmeno più la testa, perché io ritengo che ora mi ora, indipendentemente dal fatto che hai già vinto la prima contro l'ultima, mentre ti pare, cioè te non ti puoi assolutamente permettere di fare turnover. Te quando hai uno dei migliori giocatori che puoi giocare, te lo devi mettere in campo, i migliori giocatori che c'hai chiaramente, perché bimbi, ora mi ora, cioè mai come ora credo, in questa stagione lì siamo nella merda fino al collo. Siamo ancora più no, più ancora sprofondati no, perché ci ha avuto anche culo che a parte Lanciano, se non sbaglio anche tutte diciamo le altre diciamo dirette avversarie hanno fatto anche loro dei passi falsi, perché mi pare tipo il Como ha vinto contro il Modena, che il Como ormai per amor di Dio è vero che può succedere tutto, però è quasi retrocesso, e il Modena invece no, e è lì con noi, appena più su, per dirne una. E come se mi pare che Latina abbia pareggiato il Brescia, quindi ha fatto un punto, cioè alla fine siamo tutti lì. Però Dio, ora come ora siamo nella merda, veramente si sta qui. E non ci si può permettere di fare eventuali turnover e tantomeno di giocare così di merda. Perché oggi, come ho detto prima, è stata una prestazione veramente indecente, inguardabile. Ok che giochi fuori casa, ok che il Trapani in casa può dar fastidio per ti pare, ma non hai mai fatto niente, ma ripeto niente per provare a nemmeno a pareggiare eventualmente riequilibrare la partita, proprio a giocartela come magari hai fatto addirittura in campi secondo me più difficili, come per esempio a Avellino. Cioè oggi veramente si è entrato in campo con Dio che si gioca tanto e boh, giochiamo sì, come va. Cioè una prestazione indecente. Indipendentemente dal fatto, ripeto, che dipende dalle scelte fatte da Panucci, un osso indecente, il giocatore è veramente fuori di testa. Cioè, io credo che l'unica vera volta che sei arrivato in porta a livello di pericolosità, intendo, bene, cioè bene, non come azione, però che ti sei reso un po' pericoloso, sei stato nel suo tempo con Fedato, sì, con quell'azione lì che è la mezza lisciata di testa, poi l'ha svirgolata dopo, insomma, non mi ricordo di preciso come sia stata l'azione, però. Una volta penso sia stata bella, per il resto solo Trapani, e ti è andata bene aver preso solamente un go, perché te ne potevano fare come minimo almeno un altro, se non un altro ancora. Ma cazzo, ma ci si sveglia? Cioè io, per quanto io non l'ho mai detto, lo voglio dire adesso e spero veramente di sbagliarmi, però io mi sono reso conto che la squadra è fatta di, vabbè, età media penso 25 anni per dire, perché comunque sono sempre bimbetti, come del resto, vabbè, sono io, però i bimbetti che magari tanta esperienza o la testa non ce l'hanno, ve la vi pare. E sono anche altrettanto consapevole che è una squadra che è fatta almeno per metà di gente che gioca quasi sempre diretto titolare, che è in prestito. Però un po' cazzo, un po' di rispetto anche per noi, perché io veramente mi sto convincendo che tanti giocatori, soprattutto quelli in prestito, cioè nella testa le passi tipo tanto il prossimo anno, indipendentemente dal fatto che le vogliono senza Serie B, che sia la Lega Pro, noi ce la va dal cazzo, e quindi si gioca tanto per giocare, e magari non ci, per paura di farci male, di rovinaccio, ci si mette nemmeno la gamba o la testa dove bisogna mettercela. No, perché veramente questa savi ce l'ho sempre avuta e non l'ho mai detta nei video, perché io ho sempre cercato, tra virgolette, nonostante tutto, di trovare sempre quel briciolo di positività e quel briciolo di, soprattutto quando c'è da fare, di fare complimenti alla squadra, magari di giustificarla. Però quando vedi queste prestazioni mi fanno girare il cazzo, ve lo giuro, mi mette a giramento di coglioni. Scusatemi se sono volgare, ma lo devo dire, perché questo video testo in commento è anche una sorta di sfogo. Perché cazzo? Perché ok,
magari posso aver sbagliato a di prima, i primi video, quest'anno si prova a lottare per tornare in Serie A, magari il minimo si fa playoff, o pensarlo anche. Però non mi aspettavo nemmeno una serie del genere. Cioè mi aspettavo che si riusciva magari a fine anno a qualificarci per i playoff, però pensavo di fare una sorta di stagione come quella dell'anno scorso, ovvero che un salto playoff, l'ultima giornata, metà classifica e via. E qui no, qui ragazzi io non mi aspettavo mai una situazione del genere. Qui veramente, a parte gli scherzi, se siete attenti si va giù. Io rimango tuttora convinto che non è una giustificazione, che a livello qualitativo, se la squadra gioca come ha fatto vedere in determinate partite, indipendentemente poi dal risultato che ne è venuto fuori, ti puoi servare. Perché comunque manca sempre qualche partita e ti mancano anche qualche partita importante, vedi in primis già la prossima tra Provercelli. Che fra l'altro io direi che l'unico obiettivo è vincere, no? Pareggiare, questa bisogna vincere per forza. Sì, ci si può osservare. Però, tornando al discorso di prima, se si gioca sì, bimbi, cioè davvero facciamo festa. Perché così veramente ti ci vuoi mettere da solo in situazioni di merda, me queste vie. E io, per l'amor di Dio, lo so che i giocatori tanto, nemmeno uno guarderà questo cazzo di aumento di merda e fare questi aumenti di merda e faccia sempre. Però, cazzo, abbiate un po' di rispetto nei nostri confronti, non di me, non di cazzo del mio babbo e fare lo stesso a me, dei tifosi, di tutti quelli che pagano per venire a vedervi giocare. E soprattutto di quelli che vengono a fare trasferte e spendono, departano un po' di soldi. 30, 40, 50 euro, quanti sono se non di più per venirvi a vedere. Un po' di rispetto, cazzo. Ma che prestazioni di merda sono queste via? Cazzo. Io posso sapere, come ho detto anche prima, decidevo, si è dato l'anima e non ci si è fatta. Dio va bene, ok, mi gira con lui che si è perso, soprattutto perché ci si è provato. Però devo, oh, cosa c'è da dire? Cosa ho detto per dire l'Avellino? Cosa ho detto, non mi ricordo, nelle altre partite. Il Livorno ha fermato, purtroppo, però ha avuto sfortuna. Il risultato non è coerente con quanto visto. Ma questa volta è molto coerente. Anzi, è incoerente perché dovevi perdere con un risultato più ampio, piuttosto che così. Perché così sembra che tu te la sia giocata e poi il Trapani ha trovato il gol, invece te no, e quindi è 1-0. Invece no. Oggi devi straperdere. Boia. Insomma. Cosa c'è da dire della partita, come faccio sempre, non ho visto prima e secondo tempo. Allora, primo tempo, faccio una sorta di confronto. Allora, è stato non un predominio totale, ma un bel dominio per tutta la partita da parte del Trapani. Il pallone gioco ce l'ha avuto il Trapani, si è giocato, penso, per 80 minuti, 75, anzi 80 minuti nell'area difensiva nostra, perché attaccava il Trapani, anche se non in maniera molto 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 aggressiva, cioè attaccava ma non è che pigiava al massimo, perché sennò poteva essere, come ho detto prima, ancora più ampio. Resta di fatto che sicuramente la squadra che ha meritato di vincere è il Trapani, il pallone di gioco ha avuto il Trapani e la prestazione buona l'ha fatta il Trapani. Prima e secondo tempo, l'una differenza è stata il gol, perché bene o male è stato così, bene o male l'andazzo e appunto il ritmo di gioco è stato uguale, come ho detto, l'una differenza è stata il gol, e te hai fatto cassi nel primo e nel secondo tempo. Il secondo tempo, fra l'altro, anche se hai preso il gol, ti sei reso per il rosso una volta, con l'occasione che ho detto prima, che fra l'altro non ve la so descrivere, con Fedato, sì, un lancio lungo, diciamo che il difensore ha perso Fedato e manca appena si faceva gol. Fine. Questa è stata la partita, sì, in maniera molto superficiale l'ho raccontata così, però tanto non c'è da dire veramente poco. Se sei, anzi, dato che sono un tifoso livornese, e niente, quindi basta, mi sono un po' sfogato, scusate questo sfogo, però lo devo dire. Niente, ora, come ho detto prima, era una conclusione, prossima partita è in casa contro Provercelli, che è lì con noi, è molto molto importante. Non dico che è decisiva, perché comunque non è l'ultima o la penultima giornata del campionato, però di certo ne mancano poi. Però è molto molto importante, si guarda di tornare anche a giocare bene e soprattutto a fare
un discreto risultato, magari fa 3 punti o perlomeno più che gioca bene. Ci sa voglia? Ci si mette la voglia che ci si è messi in determinate partite di voler provare almeno a ribaltare questa situazione di merda in cui siamo adesso? Punto interrogativo. Ci si prova? Via. Basta. Ho fatto il video, fra l'altro, in macchina, al buio, non mi si vede nemmeno, ma beh, una parte meno male. E niente. Basta, non c'ho altro da dire, mi sono rotto i coglioni, sinceramente basta parlare. Voglio, dimentichiamo questa partita V subito, al più presto, e spero ovviamente che questo V sia stato il classico, no? Classiche partite che ogni tanto il Livorno tira fuori e le vale già di merda. Spero veramente sia stato un caso e non possa veramente iniziare una sorta di, come è già successo, come purtroppo ogni tanto succede, una serie di sconfitte, anche una serie di partite a livello di prestazioni merdosi. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, speriamo veramente di vederci con un altro spirito. Tutte le volte lo dico, ma tutte le volte ci si rivede sempre peggio. Però, così. No, perché, ora scusate un attimo, poi vi lascio stando a meno. A volte dico, ma forse è meglio un dirlo, e speriamo di rivederci e porta merda, ma tanto non c'è discorso di merda, c'è discorso di voglia, non vuole dei giocatori. Via, vi saluto, basta davvero. Ciao.